Il film parla della vita quotidiana di Jesse Owen, ma un giorno cambia quando va a fare il colloquio con la persona che sarà suo nuovo allenatore, che lo allenerà duramente tutti i giorni fino a che arriva alle Olimpiadi. Tu sei nato per correre, non dare ascolto a nessuno. In pista non esiste bianco o nero, ma solo veloce o lento. Non conta nient'altro, né il colore, né il denaro e neanche l'odio. Questo film fa riflettere su molte tematiche, come quella del razzismo, che in quel periodo era molto diffusa e tuttora esiste. Mi ha fatto capire che lo sport è un'unione e non va usato come arma o propaganda per far vedere la potenza di una nazione. Lo sport è fatto per stare insieme, imparando uno dagli altri. Una ragazza viene attaccata da uno squalo, ma questo non rovinerà la sua carriera da surfista. Anche se una cosa ti potrebbe stravolgere la vita, non bisogna mai arrendersi. Dopo la caduta dell'apartheid, Nelson Mandela viene eletto presidente del Sudafrica e tenta di riappacificare il paese ancora diviso dall'odio tra bianchi e Questo rugby è solo un calcolo politico? No, è umano il calcolo. Nelson Mandela comprende l'importanza dello sport per riunire tutto il paese sotto la stessa bandiera. Convince il capitano degli Springboks, la nazionale di rugby, a credere nel suo messaggio e insieme conducono la squadra e con essa tutto il paese a una grande vittoria in finale. Ora non siamo più solo una squadra di rugby. L'avresti mai immaginato? Come avrei potuto? Li sentite? Ascoltate il vostro paese! Questo è il nostro destino! Il film vuole trasmettere l'idea che uno sport possa aiutare a superare le conflittualità, anche gravi come quelle tra bianchi e neri in Sudafrica. Sono io il signore del mio destino, il capitano dell'anima mia. Il film parla di questa ragazza che con la sua squadra riesce a vincere il campionato nonostante la morte del loro capitano causata da un incidente. There's been an accident. What? Nonostante le cose brutte che succedono, devi trovare la forza di andare avanti. Will West Volleyball win back-to-back state championships? You strong women win this for yourselves! Ken Carter è un allenatore di pallacanestro che ritiene siano più importanti i voti alti a scuola, che la vittoria della squadra. Siamo arrivati alla follia. Pretende la divisa. Devono sedersi nei primi banchi a scuola. Stiamo parlando di basket, mi E giocare a basket è un privilegio, signora, mi creda. Se è in questa squadra che si vuole giocare a basket, queste sono le semplici regole da seguire per godere di questo privilegio. Secondo me, Coach Carter vuole dire che la scuola viene prima di tutto e il resto viene dopo. Coach Carter. Michael Jordan va in soccorso di Bugs Bunny e dei suoi amici che hanno bisogno di lui per vincere una partita di basket contro i malvagi Nerdlucks, una banda di piccole e irritabili creature provenienti dallo spazio. Il pugile dilettante Rocky Balboa ha l'opportunità di raggiungere il successo quando è chiamato a sfidare il campione dei pesi massimi Apollo Creed. All'ultimo round Apollo sfiora il KO ma poi vince di punti, ma la folla acclama a gran voce Rocky per la capacità di aver incassato tutti quei colpi e di essere riuscito a restare in piedi per 15 round. E da lì inizia la sua carriera. Io consiglierei a tutti la visione di questo film perché riesce a trasmettere in modo efficace i due messaggi che racchiude. Il primo è che la vita è dura e ti colpisce duramente come nessuno riesce a fare.
ma l'importante non sta nel colpire anche te, ma nel rialzarti ogni volta. Il messaggio viene detto da Rocky nel film Rocky Balboa o Rocky VI. Il secondo messaggio riguarda il riscatto sociale, ossia, se lui, uno che viveva in un appartamento malconcio, uno che si era ridotto a fare l'esattore pur di guadagnare qualcosa, è riuscito a fare quello che voleva della sua vita, allora tutti possono, tutto il mondo può. Rocky, in Rocky IV, nel suo discorso dopo aver battuto Drago, dice: se io posso cambiare e voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Il film è basato su una storia vera. Michael O'Hare è un famoso giocatore di football americano. Il suo ruolo in squadra è quello di proteggere il quarterback dai placcaggi degli avversari. Mike è un ragazzo di 17 anni, senza una fissa dimora. Un giorno però Mike viene notato dalla famiglia Tuohy. Mike riesce a ottenere buoni voti a scuola e realizza così anche il suo sogno di diventare un giocatore professionista di football americano. His team is your family, Michael. You have to protect him. Tony here is your quarterback. You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Yes, ma'am. Questa storia ci insegna come sia possibile riscattarsi nella vita, realizzarsi attraverso lo studio e lo sport, nonostante uno abbia tante insicurezze. È un passato difficile. The blind side. Lui, da piccolo, ha pensato di fare il calciatore. Poi lui ha provato a fare la Jenga. Che accidenti era quello? Mi dispiace. Rifallo. Ok, e poi alla fine cosa succede? Che diventa un calciatore? Come? Come? Il miglior calciatore del mondo. Sì, un mito. Un mito. Vincerò la Coppa del Mondo per il Brasile. Full Out è un film che parla di Ariana, una ginnasta che voleva a tutti i costi entrare nella UCLA. Tuttavia, dopo un incidente con l'auto, la protagonista rischia di non riuscire più ad essere una ginnasta. La cosa che mi ha colpito di più è che questo film è tratto da una storia vera e che quindi una ragazza sia davvero riuscita, dopo un grave incidente, a rialzarsi e a tornare ad essere una ginnasta, riuscendo a vincere medaglie d'oro. This isn't about gymnastics. It's about life. Dani si trasferisce con la madre a Los Angeles. Dopo aver conosciuto la giovane Ali, se ne innamora, ma inizia ben presto a subire gli attacchi del suo fidanzato, campione di karate. Daniel, stanco di scappare dagli agguati e le minacce della banda, decide di rivolgersi a Miyagi, un maestro orientale che gli insegna i segreti delle arti marziali. Giusto. Quelle lezioni non dovevano servire solo per karate, servono per tutto nella vita. Dopo essersi allenato per 2 mesi con lui, Daniel decide di affrontare i bulli al campionato di karate dei minori di 18 anni. Da quel giorno venne rispettato. Il film ci insegna che la violenza non è il modo giusto di rispondere alle cose, ma che si deve comunque reagire. Dai la cera, togli la cera. Dai la cera,